Buon mercoledì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Masturbarsi in pubblico non è più reato, lo dice la Cassazione, che in caso di atti osceni in luogo pubblico ha previsto una multa da 5 a 30 mila euro. Tu cosa ne pensi di questa decisione? La trovi giusta? Non lo so, posso raccontare una cosa che era capitata a una nostra amica? E, è successo un anno e mezzo fa, e noi avevamo 19 anni e eravamo insieme su un treno che stava andando verso Bari e a un certo punto, mentre tutte noi dormivamo, c'era una nostra amica che era partita con noi e si è trovata in un gioco di prospettiva tale che l'unica persona che era sveglia nel vagone, oltre a lei, era quest'uomo di 60 anni, che di 60 anni mi dicono che guardandola si è slacciato i pantaloni e lei si è trovata lì e adesso io non lo so, però penso che comunque una persona che ti guarda e che fa questo gesto mentre tu sei lì da solo poi io non saprei dire se cosa si merita questa persona, se una semplice multa o qualcosa di più. Ma l'idea che capitasse questa cosa a mio fratellino, non lo so, è una cosa di cui non penso che basti una multa. In realtà io non lo so, sicuramente non può equivalere alla macchina parcheggiata, mi viene in mente la macchina che ho appena lasciato senza il gratta e parcheggia, e non è una cosa, non è una multa, che sono due cose equipollenti, ecco. Secondo me dovremmo considerarlo un reato, perché comunque è un atto osceno in luogo pubblico, giusto? Sì. Di conseguenza, secondo me va punito per la scena che offre agli individui che passano, ai passanti. Non è un bel vedere, secondo me va punito per questo, perché non si presenta bene, non è educazione, non è educato, e di conseguenza non solo fa una brutta figura alla persona, ma non trasmette niente di positivo. No, anch'io sono della stessa idea, anche perché non vedo il motivo per il quale una persona dovrebbe masturbarsi in pubblico quando vai a casa tua e fai quello che vuoi. Non è una cosa che devi sentire, devi fare, cioè non mi sembra proprio il caso. Sì. A te è mai successo di, diciamo, assistere a episodi simili? No, giuro, no. A te? Episodi simili no, cioè sì, così no, che non ho mai visto qualcuno masturbarsi in pubblico, però ho visto gente spogliarsi davanti, cioè in pubblico così tranquillamente, o comunque gente che si toccava, diciamo, di fianco, magari in metropolitana o cose così, che comunque sì, io sono assolutamente d'accordo che sia un reato.